Buongiorno a tutti e benvenuti in Cucina Botanica. Io sono Carlotta e oggi prepariamo insieme una cheesecake vegana ai frutti di bosco, senza latte e senza uova, che andremo a servire in delle monoporzioni. Vediamo subito come fare. Per prepararne 4-5 porzioni, iniziamo mettendo in una ciotola 100 g di anacardel naturale, che ci serviranno per preparare la crema della nostra cheesecake. Li dobbiamo ammollare, lasciandoli in acqua a temperatura ambiente per almeno 2 ore. Se però volete velocizzare questo processo, potete ammollarli in acqua bollente per almeno 10 minuti. Nel frattempo prepariamo la base. In un mixer versiamo 150 g dei nostri biscotti preferiti insieme a 5-6 datteri denocciolati. Lo azioniamo e tritiamo tutto molto finemente, dopodiché disponiamo il composto ottenuto all'interno dei nostri vasetti di vetro, schiacciandolo verso il fondo. Adesso prepariamo la crema. All'interno di un frullatore versiamo 200 g di yogurt di soia, gli anacardi scolati e sciacquati bene, 4 cucchiai di sciroppo d'agave o di un altro dolcificante a vostra scelta, un pizzico di sale e un cucchiaino da caffè di estratto di vaniglia. Visto che me lo chiedete spesso, questo è quello che uso io, di cui trovate un link in descrizione. Adesso siamo pronti per frullare. Mentre frulliamo aggiungiamo 2 cucchiai di olio di cocco sciolto, che aiuterà a rendere solida questa crema quando la metteremo in frigorifero. Andiamo avanti a frullare fino a quando avremo ottenuto un composto perfettamente liscio e omogeneo. Una volta fatto, versiamo anche questo all'interno dei nostri barattoli, lasciando un po' di spazio in alto per i frutti di bosco, che andremo a preparare tra pochissimo. Nel frattempo, vi consiglio di mettere i barattoli nel frigorifero per farli raffreddare. Per preparare la salsa di frutti di bosco, prendiamo un pentolino e versiamo al suo interno 125 g di lamponi, 125 g di mirtilli e 125 g di fragole tagliate a pezzetti. Aggiungiamo la scorza di un limone biologico e portiamo il tutto sulla fiamma. Con il calore i frutti di bosco tenderanno a sciogliersi, facendoci ottenere una crema buonissima. Mi raccomando, mescolate costantemente perché altrimenti rischiereste di bruciarla. Passati 5-10 minuti dovreste aver ottenuto qualcosa del genere. Ora prendiamo il limone del quale abbiamo grattugiato la scorza e lo spremiamo all'interno del pentolino. Diamo un'ultima mescolata e spegniamo la fiamma. Se volete potete dolcificare come preferite anche i frutti di bosco. Io ho scelto di non farlo perché il resto è già abbastanza dolce a mio parere. Ora lasciamo raffreddare la salsa di frutti di bosco che abbiamo ottenuto e una volta tiepida possiamo disporla nei nostri barattoli, sopra lo strato di crema. Per finire possiamo decorare con delle fragole fresche e con qualche fogliolina di menta, ma questo è totalmente facoltativo. Ed ecco qui le nostre cheesecake una volta terminate. Io credo proprio che saranno il mio dolce preferito da preparare quest'estate. In frigorifero si conservano fino a 3 giorni e si possono anche congelare. In freezer si conservano circa 2 mesi e vi consiglio di lasciarle scongelare naturalmente per almeno un'ora o due prima di servirle. Bene, io direi che per oggi è tutto, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e che la replicherete. Se volete potete lasciare un like o un commento in cui mi fate sapere cosa ne pensate e soprattutto se già non lo siete vi invito ad iscrivervi al canale cliccando sul pulsante iscriviti qua sotto. Grazie mille di aver passato il vostro tempo con me, noi ci vediamo nella prossima ricetta qui sul canale di Cucina Botanica.